serata di, penso fosse il 16 luglio, dopo che siamo promessi di fare una canzone insieme, data comunque la conoscenza da più di 6 anni, e quindi finalmente siamo riusciti a fare una canzone che insomma in primis è nata per noi in maniera molto naturale, e poi abbiamo scelto di Cosa parla? Parla dei rapporti di amori impossibili, la distanza, gli amori che non si possono aiutare. Sì, insomma, la difficoltà in amore, nel riuscire ad avere una relazione canonica e comunque ordinaria, insomma, avere sempre il pensiero di una persona, tanto da far sì che sia quasi presente nell'ambiente, nonostante non lo sia effettivamente fisicamente, quindi insomma la presenza nell'assenza e viceversa è il concetto un po' della canzone. Sì, cioè meno male l'istinto è la cosa che subentra chiaramente per primo, però poi uno più va avanti col tempo più impara a usare la razionalità e fissare queste due cose, perché altrimenti insomma diventa un po' difficile. Le relazioni. La prima cosa che ho pensato, cioè 6 anni fa. No, allora, parti tu o parto io? Parti tu. Io ho pensato che fosse, a livello caratteriale, che fosse una versione mia al femminile, spagnola. Esatto. Beh, lei, strano. Lui. Se un bacio adesso è meglio di niente. Io sono molto passionale. Tu direi che anche tu, perché quando senti qualcosa che non lo so, la musica al vero nel studio sei tipo. Entrambi, non saprei. Sì. Cosa succederà? Adesso rime, forse a volte, però a volte, dipende da quanti. Sì, può. Cioè in realtà siamo. Sei io. È possibile, perché poi quando vai sul palco, cioè. Invece non è no. Diamo la maschera, no? È stato capito. È sempre una gara molto dura, perché per me lo siamo alla stessa tipologia. Allo stesso modo. C'è stato forse io, dai. Io. Non vedo niente, lei. Mi caglio d'ora. Social. Bah. Abbiamo detto che siamo lo stesso di timidi. Social. Io probabilmente per questione di anagrafe, cioè nel senso, partito 10 anni fa. Esperienza. Lunatico. Ah, lunatico probabilmente io, anche se. Io mi considero molto lunatico. Ma pure io. Cioè, posso per me, io dico. Non so io. Più, però. Tanti siamo. Perché sono migliorato. Questa città. Qui. Sì, io sicuramente. È difficile battere. Che resta vorrei dirti tutto. Io. Perché lo dici? Perché lo dici? Sei diventato super convinto. Sì, sì. Perché è vero. Che non faccio di te. Io probabilmente. Non so cosa dire più. Di più. Beh, io devo ancora devo ancora mettere in pratica questa dote che pensi di avere. Tu dove sei in realtà? Io mando a tutti, quindi. Sì. Buone. È stata una fortuna per due, per le persone che dicevo. Sì, esatto. Perdonami se sono. Allora, pregio un piccolo tornado, è molto solare, empatica. Difetto che insomma ci mette tantissimo a prepararsi, però parte anche prima. Parte anche quindi non mi aspetta. Non dorme, magari. Non mi aspetta mai. Un pregio. Bellissimo, bravissimo. Sì, tantissimo. Simpaticissimo, talentuosissimo, coraggioso. Difetti. Difetti. Ma... Pochi, dice che metto molto prepararmi, però non è vero, quindi forse quello. Ritardotario, puoi dire di me che sono ritardotario. Sì, tu sei ritardotario. Quindi sono migliorato anche lì.
mia stanza. Solo vorrei dirti. Puntatina. Vabbè. E insomma coltivi un terzo, no? Ah, una cosa molto bella. Io la valorizzo perché è una cosa da altri tempi. Beh, guarda, non mi hai mai fatto vedere una dote che io non conosco. Va, perché non sai, loro non guardano, non serve bene, non lo so. Ci sono di sicuro molti, però. Ah, ci penserai e lo dirai in un secondo momento. Una volta e ci amiamo tra. Direi la discussione finta, no? Sì, la non sapevo che potevo avere una discussione di coppia in italiano. Ma continuava a dirmi, se non ci credi, puoi guardare il telefono, continuavo a dire, no, non mi interessa il telefono, non ce la faccio proprio più a stare in questa casa. Lei, guarda pure il telefono, no, me ne vado, a prescindere. È stato divertente. Poi anche il thailandese, il risultato thailandese della sera prima. Quello è bastante. Un modo di portarci. Abbiamo chiesto di mangiare al lune alle 6. Alle 6 dovevamo starci, sì. Però bello l'esperienza. Ciao amici di FAP, siamo Anavena. Federico Rossi, grazie per l'intervista e vi mandiamo un bacio. Ciao.